Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di quello che secondo me è il miglior nuovo anime di inizio 2023. E ovviamente quando dico nuovo anime significa che escludo sì quelle che stanno andando in onda, come ad esempio Villain Saga 2. Tra l'altro secondo me è l'unico anime davvero degno di essere amato così tanto, perché sinceramente sta stagione invernale mi sta veramente deludendo tantissimo. Tra tantissime posticipazioni, anime interrotti a causa del Covid, ma anche anime che di per sé stanno andando in onda che non sono veramente niente di che. Davvero poca roba secondo me meritevole. Come già detto in un altro video, letteralmente l'opposto della stagione autunnale 2022, che invece era qualcosa di clamoroso. Ma qual è quindi l'anime che più mi sta piacendo tra quelli nuovi di questa stagione invernale? L'avrete sicuramente già letto dal titolo, sto infatti parlando di Buddy Daddies. Ovviamente è sempre doveroso precisare che si tratta di gusti personali, quindi è normale che a voi magari piaccia di più qualche altro anime, ma di quelli che io ho visto finora, comunque qualcosa mi manca ancora, questo è quello che mi sta piacendo di più, escludendo ovviamente Villain Saga 2. Apparentemente Buddy Daddies potrebbe sembrare la brutta copia di Spy Family. Due genitori assassini e una piccola bambina da accudire. E nonostante ci siano tante somiglianze e analogie con Spy Family, questo non si può negare, è chiarissimo e lampante che sia comunque stata una fonte di ispirazione, bisogna dire che secondo me Buddy Daddies ha comunque una sua forte personalità e identità. Tant'è che, come vi ho detto, lo sto apprezzando non poco. La storia parla quindi di due criminali, un assassino e un killer, che vivono sotto lo stesso tetto e che hanno anche un certo legame, non d'amore, che sia chiaro. Kazuki è molto più estroverso e vivace, mentre Rei è praticamente Aki di Chainsaw Man. In breve. Un giorno però si ritroveranno per una serie di circostanze ad adottare Miri, una bambina di 4 anni figlia di un boss mafioso, e così inizieranno le loro disavventure quotidiane, in cui cercheranno di fare il loro meglio per vivere con questa dolce bambina molto allegra e attiva, decisamente più di Anya. La difficoltà sarà proprio cercare di combinare la loro vita privata, la loro vita lavorativa, con quella quotidiana da passare con loro figlia, assumendosi quindi le giuste responsabilità di avere una famiglia, di essere dei genitori. Ed il tutto avverrà in modo molto simpatico e divertente, con tante gag, tante scenette, ma anche delle riflessioni legate al concetto di famiglia e di amore genitoriale molto più profonde di quanto possiate credere. Sinceramente sto apprezzando moltissimo il ritmo di questa serie, decisamente più serrato e scandito rispetto a Spy Family, in cui magari c'erano sicuramente molte più scene poco rilevanti rispetto a quelle più importanti. Ecco, qui magari qualcuno potrebbe subito contestarmi dicendo che c'è pochissima storia, pochissima azione, ma soltanto tanta roba quotidiana. È vero che c'è poca azione, con tante scene quotidiane e meno d'azione di combattimento serio. Ma allora che vogliamo dire della prima parte di Spy Family? Il punto qui è che Buddy Daddies è chiaramente una commedia, non è un anime che punta sull'azione o sul dramma vero e proprio. Credo comunque che ci saranno dei momenti più preoccupanti e di tensione andando verso la fine, anche pensando un po' ai flashback dei protagonisti, alla loro storia passata, alcune cosine qua e là che fanno comunque pensare a qualcosa di più serio, anche se comunque credo che tutto finirà sempre in maniera positiva. Certo che è pur sempre un anime originale, quindi non sappiamo nulla di come potrebbe andare avanti, potrebbe anche stupirci da questo punto di vista. Fatto sta che il punto centrale di questa anime è quello di andare a creare un bel legame, una bella interazione fra tutti i protagonisti. E quello che a me piace vedere è proprio questo, non gli scontri. Il modo in cui si comportano, la loro maturazione, che fra l'altro sta avvenendo in maniera progressiva senza mai perdere tempo con cose inutili. È questo che intendo quando dico che non perde mai tempo a raccontare cose inutili, almeno per ora. Comunque è ancora in corso adesso che sto facendo il video. Però ho notato che ogni episodio racconta qualcosa, porta una maturazione di qualcuno. Per fare l'ultimo paragone con Spy Family, e qui mi fermo perché sì, sono due serie per certi versi simili, però come vi ho detto, ognuno ha la sua identità, ognuna si focalizza su cose differenti, quindi è giusto definirle per quello che sono senza continuare a fare sempre paragoni su paragoni. Però comunque in quell'altra serie ho notato che molti episodi portavano davvero poco avanti il legame fra i personaggi, c'erano comunque delle scene quotidiane che qualcosa la facevano, ma in maniera molto meno progressiva rispetto a Buddy Daddies, che in ogni episodio racconta un bel po' di cose e porta una crescita anche importante dei personaggi. Ho quindi apprezzato un pochettino di più questo ritmo che ha Buddy Daddies. Non mi ha annoiato neanche per un secondo, ogni episodio in qualche modo riesce sempre ad intrattenermi dall'inizio alla fine. Se state cercando vestiti a tema anime manga o nerd in generale di ottima qualità, in descrizione troverete il link al sito di Pampling. Gran parte delle magliette che indosso proviene proprio da qui. Una volta scelto cosa acquistare, tra felpe, t-shirt e tanto altro, potete applicare in fase d'acquisto il codice Arcantos, grazie al quale potrete aggiungere un paio di calze a vostra scelta completamente gratis. Ha comunque ovviamente i suoi problemi, ad esempio il fatto che a tratti mi sembra un po' troppo surreale in alcune dinamiche, soprattutto durante i combattimenti. Questo perché il mondo presentato ci è piuttosto reale, sembra quello nostro, eppure mi fa un po' ridere vedere come ad esempio combattano e riescano sempre a schivare ogni tipo di danno in modo assurdo. A livello tecnico non è un anime che spicca particolarmente, ma comunque lo trovo un po' superiore rispetto alla media di tutti i stagionali che escono ogni volta. Le musiche sono molto belle e molto adatte all'atmosfera. Personalmente quindi sto apprezzando veramente tanto questo Buddy Daddies, una serie che ogni settimana quando lo guardo mi rilassa, mi tranquillizza, mi fa passare dei minuti in grande pace, in grande serenità. E ho notato che molti tra l'altro odiano Miri, questa nuova bambina. Sinceramente invece a me piace
piace tanto, lo so, è molto loquace, molto vivace rispetto ad Anya, però devo dire che secondo me è un po' difficile da odiare, anzi, trasmette soltanto belle emozioni, belle sensazioni, tutti aspetti positivi della vita. Tutti i messaggi che porta con sé questo Buddy Daddies, secondo me, sono davvero semplici ma efficaci, molto molto belli da sentire ogni volta. Quindi sì, una serie molto bella, ma comunque senza reali pretese, non aspettatevi qualcosa di complesso, di assurdo, pieno di azione o pieno di risvolti di trama incredibili, no, una semplice serie, a tratti anche un po' slice of life, però principalmente una commedia, una serie serena, tranquilla, che porta avanti anche una piccola storia, comunque non è nulla di così rilevante, ciò che è importante sono appunto le interazioni e il legame che si instaura fra i personaggi. Nonostante tutto però devo dire che se Buddy Daddies ad esempio fosse uscito nella stagione autunnale del 2022, ecco che probabilmente l'avrei considerato molto molto di meno, perché comunque gran parte di quegli anime lì secondo me lo superano senza problemi sotto tanti punti di vista. Ma considerando invece il periodo in cui è uscito, con tutti questi anime invernali che secondo me non sono niente di che a parte qualche eccezione, Buddy Daddies si fa notare e spicca particolarmente. Se non l'avete ancora visto vi consiglio di dargli un'occhiata, speriamo che non si rovini adesso nella parte conclusiva, perché sinceramente non ne ho idea. Fatemi sapere invece voi cosa ne pensate, se l'avete visto, mi raccomando lasciate un mi piace se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se non vi è piaciuto.